Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale se già mi conoscevate o benvenuti se ancora non mi conoscevate. Io sono Alessandra e questo è il mio canale dove porto vlog, la mia vita, il fitness, stile di vita sano perché sono le cose che mi appassionano di più, ma oggi è il 25 dicembre, quindi innanzitutto auguri a tutti, seppure in ritardo perché questo video non uscirà oggi purtroppo, però comunque auguri. Che cosa farò in questo video? Vloggerò, vi farò vedere tutto quello che mangerò dal pranzo alla cena e a dopo cena, perché sarò tutta la giornata a mangiare come ogni anno, quindi vi porto questo bellissimo video in cui contempliamo e ammiriamo il cibo insieme. Comunque siamo tutti a casa mia, quindi aspetto i parenti che arrivino. Sono già pronta e molto fiera di questo look oggi, perché questi capelli sono atomici. Ditemi voi se non sono venuti fantastici. Me li sono fatta pure sola, con un piastrino nuovo che mia mamma ha comprato, non so di quale marca è, non me lo chiedete. E il vestito è di Shein, già ve l'ho fatto vedere nel video haul, è il penultimo video, quindi lo trovate. E nulla, quindi adesso andiamo lì dentro in cucina, perché già è tutto apparecchiato con gli antipastini, andiamo a spizzolare qualcosa e vi faccio vedere già che cosa abbiamo messo per antipasti. E nulla, spero che questo video vi piaccia, seguitemi negli altri social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, e vi mando un bacio. Allora, guardate già tutta la tavola apparecchiata, mamma mia, stupenda. Ci sono i primi antipasti, quindi salumi, formaggi, insalata russa, altri formaggi, involtini con l'insalata russa, immancabili olive, peperoni negro dolce e funghetti. Quindi dopo tutti quei vari antipastini che abbiamo mangiato, iniziamo con il primo. Quest'anno abbiamo optato per la carne a Natale, quindi come primo mia nonna ha preparato per tutti le lasagne in due versioni, con la besciamella e senza. Io ho preso quelle con la besciamella ed erano fenomenali, spaziali, vi giuro, come le fa lei non le fa nessuno. E come secondo c'era il polpettone, anche chiamato brociolone. Buonissimo, ne ho preso due pezzetti perché c'era anche il capretto con le patate. Mia mamma ha preparato per tutti come dolce i bocconcini bignè con la ricotta. Vi ho messo anche la ricetta nei miei reel di Instagram, quindi se la volete andate lì. Poi vabbè, noi prepariamo anche i buccellati, che sono dei biscotti tipici siciliani. Quindi questa sono io che mi godo il mio bignè con la ricotta. Tra una giocata e l'altra abbiamo mangiato un po' di noci, mandorle, castagne e qui vi faccio vedere anche un altro dolce che noi prepariamo ogni Natale, che sono le sfince con lo zucchero, con il miele. Quindi questa è mia mamma che prepara le sfince, ovviamente non le ha preparate il giorno di Natale, ma il giorno prima, la vigilia. E quindi questa è tutta la preparazione, non vi ho lasciato la ricetta, però se la volete, insomma, scrivetemi nei commenti che ve la farò dare da mia mamma. Quindi questa è lei che frigge le sfince, vi giuro, sono spaziali. Ci tenevo a farvi vedere tutta la preparazione perché noi proprio ci mettiamo lì in cucina a fare mille cose da mangiare. Quindi questa sono io che prendo la mia sfincia, la inzuppo così bello, lo zucchero con la cannella e magno. Poi di pomeriggio abbiamo pure aperto un panettone, il classico con i canditi. Questa sono io che sto scoppiando e che sto perdendo anche tutti i soldi. Avevo proprio quest'anno il borsellino vuoto, non ho vinto una cosa senza volta. Con le carote. Questo per stasera. E piselli. Comunque passiamo alla cena con innanzitutto tortellini, burro, salvia e parmigiano. E poi mia mamma ha preparato anche il lacerto con le verdurine, quindi pisellini, carotine, salsina sopra, era buonissimo. E un po' di capretto che era rimasto dal pranzo. E nulla, questo è tutto. È stato veramente, veramente tanto. Infatti io a fine giornata stavo scoppiando. Spero che anche voi abbiate passato un bel Natale in famiglia. E nulla, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.